Borussia Park, buonasera, Alessandro Zappulla in diretta per voi per raccontarvi quello che è il pre-match di questo pomeriggio, di questa sera, la conferenza stampa di Vladimir Petkovic, la conferenza stampa anche di Christian Daniele Desma, il vice capitano della Lazio, in presentazione di quello che sarà la sfida, il match di domani, la partita d'andata contro il Borussia Mönchengladbach, una Lazio che vuole subito far risultato, una Lazio che vuole subito tenere alta la testa in questi sedicesimi di finale raggiunti e ottenuti con tanta voglia, tanto sudore per poi nel return match riuscire a scavalcare questo ostacolo e arrivare direttamente agli ottavi di finale. La Lazio punta molto sull'Europa League, ma non ci punta soltanto perché è riuscita a pareggiare con il Napoli, quindi distante ancora dal secondo e dal primo posto, e perciò deve rivalutare un po' il campionato. Ci punta perché è una Lazio che ha tanta fame di risultati. Andiamoci a sentire le parole di Christian Ledesma e quelle di Vladimir Petkovic in conferenza stampa. Da fare contro un avversario molto tosto che anche l'ultima partita, anche non giocando brillantemente, ha ottenuto un risultato prestigioso 3-3 contro Leverkusen. È sicuramente un avversario molto quadrato, molto disciplinato, pericoloso in ripartenza, pericoloso su palle ferme. Importante ritrovare la Lazio che abbiamo lasciato l'ultima partita, soprattutto negli ultimi primi 60 minuti, e confermare questa prestazione, se possibile ancora migliorare. Su palle ferme ho fatto apposta anche dare questo punto, dare questo input, non per dare vantaggio all'avversario, ma per ancora una volta avvisare i miei giocatori che queste cose anche nel calcio sono molto importanti. Abbiamo avuto difficoltà all'inizio di stagione e adesso ultime due partite su palle ferme. Nel frattempo ci abbiamo comportato benissimo e sono sicuro da domani si vedrà ancora questa marcatura per 90 minuti, per 95 minuti, perché comunque si è visto in questo campionato che la Juve può perdere, ha perso già diversi punti, anche lo stesso Napoli. Noi dobbiamo pensare a dare il massimo in tutte e tre le competizioni, non lasciare di lato il campionato perché la Juve ha allungato, né Napoli né nessuno. Dobbiamo cercare di andare avanti migliorando quello che c'è da migliorare e tenendo per mano quello che abbiamo fatto bene fino Prima su Cavanda è assenza concordata con la società e non è né di questi 18 giocatori che sono per questa partita. Mauri ha problema che ha migliorato, ma io ho detto sempre, vediamo domani, se il giocatore non è al 100% allora non sarà neanche in squadra. Nel quarto d'ora canonico dedicato alla stampa, nell'allenamento pre-gara dell'Europa League, poco si è capito, ovviamente potete immaginare, soltanto un riscaldamento. C'è stato un momento anche di confronto con il tecnico Vladimir Petkovic, tutta la squadra, però da quello che abbiamo invece evinto dalla conferenza stampa siamo riusciti a ottenere qualche piccola informazione in più. Un Eddie Nnazi che tornerà domani in squadra, perciò probabilmente non farà parte di questa spedizione, forse potrebbe guadagnarsi un composto in panchina. Uno Stefano Mauri che scalpita e insomma è riuscito a superare il suo dolore alla caviglia, e anche per lui potrebbe esserci un posto in panchina, ma bisognerà vedere poi nelle prossime ore come risponderà sul campo. Ederson invece, a quanto risulta, insomma, dalle parole di Vladimir Petkovic, non lo si vuole rischiare in un clima così rigido. Domani è prevista addirittura meno 4 a Borussia Park per quanto riguarda i gradi centigradi, perciò attenzione anche al brasiliano che sta tornando dopo un lunghissimo infortunio. La squadra sembra essere pressoché costruita, Marchetti in porta con Coda da una parte, Radu dall'altra, Diaz e Biava ai centrali, 4-1 4-1 nella canonica formazione che ha dato tante certezze a questa Lazio nel campionato. Quindi Ledesma del centrocampo, un Ledesma che non ci sarà a Siena in virtù della squalifica rimediata con il cartellino giallo a Napoli, e poi i quattro centrocampisti, Gonzalez, Hernandez, gli interni, Candreva e Lulic sugli esterni, e poi Sergio Floccari che sta facendo tanto bene in attacco. Dal Borussia Park è veramente tutto, ormai non ci resta che viverci questo match di Europa League, Borussia Mönchengladbach Lazio, ma questo sarà soltanto domani sera alle ore